Allora, andiamo ad analizzare prima la situazione generale in questo momento come energie e poi vediamo che cosa accadrà, nel caso in cui tu dovessi decidere di invitare questa persona. Lo invito o non lo invito? In entrambi i casi, se c'è contatto, magari non lo invito, lui mi contatta per altri motivi da qui alla fine dell'anno o in occasione di una festa comandata. E se lo invito, reazioni? Mi sta pensando in questo momento? Cosa sta facendo? Come va la sua vita? Quindi facciamo delle domande mirate. Però la prima con gli arcani maggiori, che posizioniamo al dritto, ma interpretiamo sempre per come si danno, cerchiamo di comprendere che tipo di energia c'è in questo momento tra te e questo uomo, anche per capire se è in essere un canale di comunicazione per quanto legato al pensiero, alla malinconia, ai sogni, a sentimenti inespressi a parole e tramite azioni, oppure se c'è proprio una chiusura, un blocco. Quindi la prima domanda verte su questa questione. Cosa abbiamo in questo momento? Il pensiero c'è ed è reciproco. Attesa prima di un movimento che si darà, con un cambio repentino, ma la situazione non si sblocca da sola per intervento esterno con forza, coraggio e anche forzando leggermente gli eventi. Questa persona potrebbe non rispondere subito, non dare subito segni di vita, ma alla fine qualcosa accade e qualcosa di positivo, dove la temperanza di per sé non è necessariamente tempistica lunghissima da oggi al futuro. No, no. La temperanza congiunge due realtà diverse, il cielo con le ali e la terra con la parte del corpo e dei piedi. Quindi anche due spazi temporali, frangenti temporali, che sono il passato e il futuro, nell'azione del presente, che sono congiunti. Quindi spesso la temperanza, non bisogna fare l'errore nel collocare quest'ultima solo come una partenza dell'attesa da qui in avanti, è il punto finale anche di un'attesa molto lunga o una parte centrale di un'attesa ancora in corso, ma magari buona parte di quest'ultima già si è data. Fatto sta che sicuramente ci sarà un cambiamento radicale, scoprirai cose importanti che ti faranno capire che la distanza e il silenzio nel frattempo sono stati fondamentali per una metamorfosi. E questo cambiamento, questa metamorfosi comunque fa ben pensare e sperare perché se c'è stata la distanza, il silenzio, la separazione o il fraintendimento, qui c'è l'accordo. Quindi quello che ci lasciamo alle spalle è tutto l'opposto perché bilancia completa la situazione che vediamo da questa parte. Se avessimo avuto la carta del giudizio, avremmo visto al contrario, avremmo visto di spalle i personaggi con l'ostacolo, o meglio, il sepolcro e i personaggi dentro. Qui vediamo davanti, quindi c'è qualcosa che si sta muovendo, ma che non è mai stato fermo, sebbene la connessione, il pensiero, il legame sia rimasto nel corso del tempo nell'ambito proprio di un qualcosa di spirituale. Questa è una coppia ideale, ma una coppia che non sta insieme, quindi corrisponde perfettamente al momento. Un papa e una papessa che tecnicamente appunto sono la coppia, così come lo sono l'imperatore e l'imperatrice, ma per scelta, non perché è accaduto qualcosa, cioè anche per una decisione. Hanno scelto nubilato, celibato e nel frattempo però lui ha trovato un equilibrio interiore, lei ha saputo attendere con la consapevolezza che il discorso non era chiuso qui, ma ha saputo mantenere la mano con il segnalibro nello stesso punto senza assolutamente agitarsi, nell'attesa per l'appunto di vedere questo cambiamento, questo movimento, l'evoluzione della storia. Quindi in questo momento il dubbio che tu hai è funzionale ad innescare questo movimento e questa nuova situazione. Perché? Perché tra l'altro, effettivamente, anche se nell'oggi ancora si tratta di una porta apparentemente chiusa, però tra i due la chiave l'hai tu tra le mani, nonché la capacità di prevedere, intendere, sperare in questa unificazione, in questo ritrovarsi e poi nell'attesa che precede un movimento, tu già avevi iniziato a scaldare il motore, nell'attesa che l'altra spinge, l'altro cavallo, a seconda poi delle carte, affiancasse il tuo.
Di conseguenza, connessione tra di voi è rimasta fortissima. Futuro fa ben sperare. Ora facciamo una domanda un po' particolare e poi andiamo nello specifico, perché questa carta può anche dirci semplicemente: guardate, la situazione si conclude in maniera karmica perfetta, e però c'è l'allontanamento, c'è l'addio, c'è l'arrivederci, perché ognuno riprende la propria strada. Quindi ha una risposta positiva: sì, vi sentite, vi vedete, vi conciliate, poi ognuno per fatti propri. Invece noi andiamo a chiedere, prima di vedere come questo uomo può reagire dinanzi l'invito, andiamo a vedere se invece da qui riparte proprio un discorso e soprattutto un discorso di coppia. Quindi, questo trovarsi, incontrarsi, riprendere il dialogo, scoprire tante cose nuove sulla vita di lui, che poi sono proprio la causa di questa attesa e di questo silenzio, che non fanno capo a qualcosa contro di te, questo è il punto, ma qualcosa che a monte condizionava le scelte di lui. Ora, cosa verrà fuori da questo incontro? Vediamo se la confusione trova equilibrio e linearità e ordine. Confusione, chiusura e attesa. Ci sta già pensando da un po'. Gli serviresti un gran bell'assist con questo invito, perché è proprio spinto a muoversi al viaggio dopo un periodo volutamente assecondato dalle sue non azioni, che poi anche l'apparente non agire è un agire, perché è sempre la scelta di fare o non fare qualcosa. Però qui non è tutto chiuso, è una situazione che è rimasta stand-by. E abbiamo sempre una sorta di concetto a monte che è il perdono, una chiusura dinanzi a dei gesti carini. Non ho saputo accogliere ed accettare anche cose molto positive. Perché? Perché mi hai beccato in un momento di confusione e di profonda chiusura, dove questo perdono non deve venire tanto da te verso me, ma da me stesso verso la mia persona. Quindi un blocco mio interiore, io non ti ho fatto accedere alle mie paure. Non te le ho fatte vedere, non te ne ho parlato, ti ho lasciata all'esterno della mia vita e quindi ho messo le distanze e il silenzio. Questo asso di spade che fa? Vediamo, siamo curiose. Allora, siamo a metà dell'attesa, perché queste carte che parlano ancora di una fase di preparazione ci confermano che la temperanza di prima non sta a rappresentare la chiusura, lo sblocco di un periodo di attesa molto lungo, ma più o meno un percorso a metà. Di conseguenza ancora c'è da attendere, però vero è che questa persona per adesso non è stata contattata, quindi nella sua mente non c'è nessun elemento per mettere in discussione il perdurare dell'attesa, per quanto in realtà abbia già iniziato un po' a sentire questa attesa come un qualcosa di fastidioso. Quindi il tuo intervento? Beh, io direi che il tuo intervento è fondamentale ed interpretiamo le lame di queste due carte legandole a quello che è già emerso prima. Innanzitutto, in questo caso, prendo in mano il discorso, beh, la parola, il pensiero, l'asso di spade, e poi abbiamo subito dopo una regina e qui abbiamo la nostra corona. Quindi comunque questo personaggio è strettamente legato al significato della carta che lo precede. Quindi io prendo in mano la situazione, ovviamente attraverso qualcosa di scritto o comunque una telefonata. Ti do un segno, faccio un cenno con la mano, è un cenno, comunque cerco di raggiungerti in un modo o in un altro, con tutti i dubbi che anche io porto con me. Qui non è che ho una visione visuale chiara di come andranno, ma si rischiarerà. Quindi metà carta, no? Tutta piena e colma di nubi e di dubbi, perché anche questa azione concreta con la mano che agisce, la mano, le nubi, però anche io non so effettivamente questa confusione che fa capo a te, fa capo in parte anche a me di conseguenza. Questa carta, se osserviamo come distribuzione e posizionamento degli elementi, dà sempre un blocco sotto.
come no, questo muro di nubi, ma qui è di mattoni. Fatto sta che qui è proprio una chiusura con il passato, una ripartenza, una rinascita. E comunque, essendo questo l'esito della prima domanda con gli arcani maggiori, noi leghiamo questa azione a quella famosa chiave che la papessa aveva tra le mani e che serve per sbloccare la situazione del passato, mettere un punto preciso nell'oggi e creare questa possibilità futura che è comunque una ripartenza, una rinascita. Ora, quindi lui sta lì fermo, non immagina nulla, vorrebbe fare qualcosa, ma si è bloccato da sé per scelte fatte, comportamenti comunque reiterati. È con il pensiero proiettato in un'altra direzione e dimensione, perché poi avvicinandoti con il pensiero ti sta vivendo in una dimensione diversa da quella concreta, reale di tutti i giorni. Quindi sono i corpi sottili che parlano con te, o quantomeno sono indirizzati verso di te, nel corpo normale è fermo ancora. Sono sempre al di qua di un ostacolo, quindi anche io devo andare al di là di questo muro. Di conseguenza abbiamo inteso l'asso di spade e la regina come una donna che ha ben chiare le proprie idee, nonostante la confusione sull'esito, perché la confusione non è tanto su quello che penso e quello che ti devo dire. La confusione è che cosa accadrà quando io te lo dirò, però abbiamo anche compreso che è proprio la chiave che apre la porta più importante. Quindi tu lo contatti, poi vediamo anche la reazione al fatto che si tratterà di un invito. Ora tu lo contatti, lui come agisce e reagisce? Una scelta. Anche lui, beh, d'altronde le parole con cui tu lo contatti, che sono per te fonte di dubbio sulla sua risposta, sono la base del dubbio della sua risposta. Quindi avrà varie opzioni e varie possibilità, ti potrà dire tante cose e il bello è che non è assolutamente pronto, lo cogli di sorpresa, all'improvviso. Cosa farà? Prima di tutto, l'abbiamo visto già prima, guadagnerà un po' di tempo e non darà subito segnali di vita, come abbiamo accennato, anche perché il tentativo sarà proprio quello di provare a prevedere le conseguenze. Quindi, stupore, cosa faccio e come andrà in base alla scelta che, per la quale opterò, che conseguenze avremo. Quindi all'inizio non ti risponde, chiusura, però perché c'è questa chiusura? Perché ha paura nonostante tutto? D'altronde tu lo stai contando. Vabbè, allora abbiamo il personaggio nella nostra chiesa che fa finta di nulla. Qui siamo all'esterno, comunque tu mi stai proiettando fuori da una situazione che per quanto situazione stand-by, anche zona di comfort, ma anche sacrificio, però conosciuto e alla fine gestito con poco sforzo, tu mi stai cacciando a calci nel sedere da questa situazione nella quale mi ero rintanato. Quindi la tua domanda mi costringe lì dove forse io nell'oggi ancora non vorrei e non voglio agire, a dover agire. Quindi te mi hai trovato, in un modo o in un altro mi hai scovato e sono dall'altra parte dello stesso muro. Ora, da un certo punto di vista, al di là della prima reazione che sembra di chiusura, no? E non conciliante, però è avvenuta la cosa fondamentale perché al di là dell'apparenza delle situazioni, alla sostanza lui deve passare dall'altra parte del muro e tecnicamente questo contatto magari non se ne rende conto subito, lo costringe a passare dall'altra parte del muro. Però con uno stato d'animo iniziale di una persona a cui è stato, no, detto Tana, Tana libera tutti. Quindi ci sarà una comprensione profonda, un nuovo slancio, buona energia, o scappa come un topo che è stato trovato nella tana dal gatto e deve trovare un nuovo buchetto nel quale nascondersi? Tana, cioè io lo immagino, arriva questo messaggio, la telefonata, vede il nome, diciamo, ricollega il numero, questo gli prende un colpo. Immagina il tuo viso bello stampato davanti agli occhi, dice porca miseria. Chissà se YouTube ci vorrà censurare per questa parola così poco carina. E d'altronde, Tana, do scappi, io sto col girasole, ti ho visto, Tana, apri gli occhi, guardami. Vediamo se alla fine si riprende e accetta questa possibilità di dialogo. Bellissima questa situazione. Beh, sì, c'è una ripartenza. Comunque, sì, alla fine va bene. Bello, perché proprio sarà
bello e brutto contemporaneamente, in quanto inaspettato, e quindi a lui gli prende veramente un mezzo colpo, quell'adrenalina che fa sentire, no? Il plesso solare le formiche, le farfalle, scegliete voi l'insetto, no? Il formicolio, altezza corrente che produciamo, no? Da quelle parti. Vabbè, comunque adesso approfondiamo, è una storia molto simpatica e divertente, lo costringerai in un modo o in un altro a manifestarsi, però d'altronde c'è pur sempre una trasformazione, c'è questo collegamento che si ristabilisce, questo riprendere un pochettino a parlare anche se leggermente a distanza, ma il discorso che abbiamo visto all'inizio anche con gli arcani maggiori, ci parlava per l'appunto della papessa con la sua sfinge già pronta, ma il binario mancava l'altro lato, l'altra sfinge. Qui riprendiamo proprio quel discorso in parallelo. Quindi, quantomeno il tuo intervento mette in movimento e in moto tutto quello che abbiamo visto prima, per poter poi giungere al nostro sole. Quindi il nostro sole in realtà non è tanto una ripartenza, è proprio questo, cioè non è quello che accadrà dopo, è la premessa a quello che sta per accadere. Ora vediamo però la reazione emotiva, spirituale, interiore al fatto che si tratterà di un invito, perché è un conto entrare in contatto, ok, perfetto, c'è uno scambio, mi dice una cosa, te ne rispondo un'altra, magari ti rispondo in maniera che di nuovo interrompo le comunicazioni, ma qui la cosa deve andare avanti, cioè deve avere seguito. Quindi è anche un contatto che prevede un'azione concreta. Se ti invito a fare qualcosa, te devi venire. Comunque devi partecipare, dovrai agire, e se non agisci comunque ti metto sempre davanti questa famosa scelta e te la devi giocare bene, perché qui non è che noi parliamo tutti i giorni, cioè te la devi giocare bene nella misura in cui, in base a come sceglierai di parlarmi o di agire, poi ne conseguiranno altre situazioni. Ora vediamo a livello proprio profondo questo famoso, no, colpo di cui abbiamo parlato, che gli epia, come dicono qua, che cosa va a toccare? Cos'è che accade dentro di lui? Cos'è che si muove, che si smuove? Beh, sicuramente l'effetto sorpresa è garantito, innanzitutto perché da questa carta sembrerebbe anche molto assorto nelle sue cose. Non è circondato da persone, situazioni caotiche, no? Anzi, sono anche abbastanza tranquillo, sto facendo cose mie e sono nella mia dimensione di pensiero. Cioè, all'atto pratico, chi mi guarda dall'esterno vede una persona che vive in un certo modo, fa certe cose, ma io sono molto ispirato. Dove questo essere ispirati può essere sia il fatto sto bene con me stesso in questo momento, nel qui e ora faccio delle cose che comunque mi danno equilibrio, perché questo è, ma allo stesso tempo questo stile di vita mi ha portato a familiarizzare con corpi sottili che magari io non conosco con questi termini, ma vuol dire se io sono sempre nella mia mente e poi alla fine all'esterno agisco in maniera un pochettino automatica nelle cose che si fanno, quelle che abbiamo imparato a fare senza pensarci troppo, tipo respirare, mangiare, camminare, dormire. Io sono molto in, potremmo dire, ascolto, ecco, vivendo tanto dentro di me, se arriva un pensiero, un input rispetto a una persona distratta dalle incombenze, dal caos che lo circonda, ecco che io subito capisco, cioè arrivo a bomba al fatto che dietro un'apparente parola scritta o pronunciata c'è un'intenzione, perché quella intenzione io la sento ed è quella intenzione che mi arriva a livello di pancia. Quindi sicuramente tu arrivi in un momento in cui questa persona è tranquilla, quindi non ha armature, è nella serenità del suo quotidiano, è tutta dentro di sé, evidentemente non aspettandosi grandi, no, eventi, non ha maschere, non ha filtri, e la raggiungi proprio subito a bomba. Arriva questo segno e lo comprende subito, cioè.
Questo è un segno, è ovvio che alla stella cometa, così come alla stella cadente, noi non attribuiamo il significato di quella stella, cioè quella stella si chiama così, era in quella posizione, farà questa fine, no? Noi guardiamo un evento del genere con occhio poetico, cioè un occhio che sogna, un occhio che interpreta in maniera interiore, per l'appunto, e poetica, e con un linguaggio che non è un linguaggio volto a capire il fenomeno, fisico, il fenomeno scientifico. Non diamo il nome scientifico alla stella, subito colleghiamo questa stella alla possibilità del desiderio, oppure alla stella cometa, quindi il viaggio, il cammino. Quindi noi andiamo al di là della realtà tangibile, di cui forse non sappiamo nulla, e andiamo a toccare con mano, interiormente parlando, quello che evoca il significato. Di conseguenza, appena gli arriva il messaggio, prima ancora di capire che c'è scritto in italiano, il fatto stesso che questo messaggio sia giunto da quella persona in questo momento, a me comunque tocca una parte dello spirito. Mi metto a nudo, mi ritrovo a nudo e soprattutto continuo a rimanere in questa situazione un po' sospesa e statica, staccata dalla pesantezza del vivere. E mi trovi senza maschere, l'abbiamo detto, al nudo, senza filtri, io capisco subito dove vuoi andare a parare. Quindi quello che a lui giunge, ripeto, prima dell'orario, del luogo e della situazione, è il fatto che tu lo hai contattato, evidentemente proprio per dare un segno. D'altronde il gesto della regina di spade di prima, ecco che attraversa il cielo questa mano. È arrivato quindi un segno, arriverà un segno che lui interpreterà proprio per quello che è, cioè un segno, andrà oltre la facciata del segno per vedere il mood, il sapore, cosa porta. Il segno è l'ambasciatore e invece quello che lui trasporta verso di lui, conduce verso di lui, è tutto un significato molto particolare di cui però lui ha la chiave di lettura, quindi lo capirà subito. Ma non è assolutamente una cosa brutta, non sarà una reazione brutta. Personaggio solo solitario prenderà il suo tempo, non è che questo subito no, corre e ti risponde, però lo punzecchi in un momento di distrazione, che per lui è anche un momento di equilibrio, di leggerezza, e in fondo lo metti davanti l'evidenza di una cosa semplicissima, che se solo lui volesse potrebbe. Quindi la carta ci dà comunque un uomo che ha il piede, la caviglia libera. Quindi può muoversi, può scegliere una direzione e può andare in quella direzione. Sì, certo, guarda il passato, mette a fuoco qualcosa che si lascia dietro la schiena, ma d'altronde l'abbiamo detto, devi andare al di là del muro, quindi al di là della facciata, anche al di là del simbolo, del segno. Cosa farà il nostro imperatore? Eccoci qui, via le maschere, perché tu mi hai preso in un momento in cui quelle maschere io non le avevo, non le potrò mettere. Gli verrà voglia di mettersela la maschera, gli verrà voglia di nascondersi, vediamo se alla fine lo fa o se semplicemente è la prima reazione, proprio perché tu mi hai trovato senza questa protezione. Io mi metto in allarme, la prima cosa è lo stupore, la seconda è la paura. E adesso che faccio? Come reagirà? Qui si sono voltate alcune carte, le prendiamo tutte quelle voltate. Ci parlano di possibilità. Quindi alla fine il nostro essere solitario sembrerebbe accettare il rischio di andare verso una nuova alba, perché il sole del passato è tramontato. Adesso siamo in una fase di attesa, c'è la luna che comunque sorgerà, tramonterà, presenterà un nuovo sole, perché qualcosa verrà alla luce. Quindi noi stiamo andando al di là di quelle montagne. Vogliamo superare questa distanza e questo ostacolo e stiamo nel pieno della notte che sta per concludersi. Deciderà di risponderti. La carta della partecipazione ci dà comunque come elemento un convergere. Delle azioni, ci sono delle mani e delle intenzioni in un punto centrale. Ora però queste sono le carte fondamentali. La reazione iniziale sarà proprio quella dell'autocontrollo, che comunque potrà, diciamo, essere sopportato per un tot di tempo, dopodiché non ce la farà. Tutto quello che io trattengo, tutto quello che io mi tengo dentro, che poi in realtà è un qualcosa che ho compreso fin dall'inizio, quindi mi posso nascondere, ma poi alla fine ti dovrò rispondere. Cioè, se lo porrà il problema, qui non può finire che tu mandi il messaggio, lui fa cadere nel vuoto la cosa, assolutamente. Cioè, non gli appartiene, non è una cosa che vuole fare, tutt'al più prende tempo, forse anche troppo, però perché? Perché sotto pressione,
ma alla fine, proprio perché sotto pressione, saranno gli eventi stessi a costringerlo a manifestarsi, a rispondere. Quindi, per quanto io possa cercare di rallentare la fine della notte, perché non voglio affrontare questo giorno, alla fine il giorno si impone. Cioè, quell'energia che abbiamo detto, no, a livello di pancia, l'abbiamo definita corrente elettrica, abbiamo detto formicolio, farfalle, quello che volete, ma alla fine fa esplodere tutto. Ora, quindi questo è il vissuto interiore. Lotta in parte contro se stesso, lotterà in parte contro se stesso o una parte di se stesso, perché poi in realtà, ripeto, all'inizio la prima sensazione, che poi la più veritiera, la più genuina, perché non è quella filtrata dal ragionamento da che cosa accadrà, è una sensazione piacevole, come di finalmente arriva questo gesto, adesso ho modo e maniera di muovermi senza essere stato io il primo a fare qualcosa. Questa cosa mi alleggerisce tanto dal senso di responsabilità, allora forse lo faccio. Poi subentra il ragionamento, mi chiudo di nuovo nella mia testa, la mente mente, mi fa venire tante paranoie proprio dentro di me che mi portano al caos, ma alla fine questo caos, per fortuna, come l'universo pretende, margine maggiore, quindi rompe l'involucro, fa scoppiare la prigione. Però io cadrò, inciamperò, perché? Perché vivrò una situazione di stress, perché poi inizierò ad ascoltare, no, le parole ingannevoli della mia mente. I dubbi che la mia mente farà nascere. Ora, mentre fuori rompo nel vetro, noi vediamo all'atto pratico, con la domanda più importante, se accetterà di partecipare, quindi se accetterà l'invito, se prenderà parte a ciò che gli proporrai. Abbiamo compreso il modo in cui reagirà, potrebbe reagire o potrà reagire. Cerchiamo di capire adesso se effettivamente lui accetterà, un po' come no Maria De Filippi. Accettato di presentarsi? L'apre questa busta? Parla con te? Beh, ripeto, alla fine, come le carte di prima, per quanto lui potrà cercare di rimanere in equilibrio, alla fine vacillerà e quindi poi la decisione la prende. Il vacillare su una posizione ferma e radicata vuol dire se all'inizio ho deciso di non agire, perché se non ti rispondo, l'unica azione diversa da quella del non rispondere è rispondere. Quindi, se non rispondere corrisponde, con tutto questo gioco di parole, a stare in piedi, fermo sulla mia posizione, se cado e cado a testa in giù, è ovvio che a un certo punto decido di fare la cosa complementare. Di conseguenza, si imporrà la necessità di un'azione. E quindi di una risposta. Dopo un lungo e difficile ragionamento che prenderà totalmente la sua attenzione, sottraendolo a quel momento paradisiaco del presente nel quale tu arrivi e piombi all'improvviso sulla sua vita. Indeciso fin dall'inizio, vado, non vado, accetto, non accetto. Piedini in direzioni diverse con colori differenti. Vediamo concretamente cosa farà. Una scelta sicuramente. E questa scelta sarà prima parlare con te. Allora, qui non funziona che l'invito raggiunge lui e lui si presenta all'invito. Cioè, in occasione dell'invito, la sera dell'invito, no. Ci sarà una parte iniziale, prima di ragionamento e quindi non ti arriva risposta. Poi una risposta vaga per sondare il terreno. Poi si apre il dialogo e lui molto più disponibile. Quindi ci va veramente con i piedi di piombo. Se tu assecondi questo dialogo in tranquillità, prendendola anche un po' alla larga, in modo vago, cosa accadrà tra voi due? Beh, sì, si riprende, ci si riavvicina, questo dialogo diventa anche un perdonarsi. No, no, si va verso una risoluzione positiva. Però questo non è detto corrisponderà e debba corrispondere necessariamente al fatto che io accetti proprio quell'invito, ma l'invito sarà la chiave per sbloccare una situazione che, se non nell'immediato, un po' più in là, ci farà comunque convergere di nuovo.
La carta del Papa è una carta molto interessante perché può parlarci proprio di questo evento esterno che funge un po' da giudice, che perdona, che ci fa conciliare, che ci dà la chiave di lettura giusta per comprendere, no? Che magari è il caso di riaprire il dialogo, l'amicizia, la frequentazione. Ci si va molto lentamente verso questo riavvicinamento, però le carte danno un risultato molto positivo da qui al futuro. Anche il Papa, presa di per sé, senza nessuna connessione con le altre carte, proprio estrapolata dal contesto, è sempre una tempistica un pochettino lenta e lunga, però è anche una tempistica nella quale si costruisce in modo solido, quindi per quanto tutto è lento, però poi alla fine è un po' irremovibile, è ben saldo, anche perché costruisci sulla pietra, e però costruisci su un qualcosa di solido, ma non come nel passato. Qui c'è un qualcosa che, pur saltando, vi darà la possibilità di ricostruire, ma ricostruire in maniera migliore di prima. Che si tratti di amicizia, di amore, di frequentazione, comunque c'è la possibilità effettivamente di gioire di un clima migliore di quello che ci si lascia alle spalle, con tutti questi muri altissimi che segnano sempre una demarcazione tra un prima e un poi. Molto bella. Bene, vi aspetto riscontro, un bacio e ciao!